Ciao ragazze, ciao a tutti. Video prodotti finiti per quanto riguarda la casa, il bucato e il pulito. Ho sistemato tutto qua e vi faccio un pochino vedere cosa ho utilizzato in questo ultimo periodo. Allora, partiamo dal bucato. L'acchiappa colore io lo utilizzo sempre quando faccio le mie lavatrici con i capi colorati, mi dà più sicurezza, così non ho mai fatto danni finora. Ne uso uno o due, dipende un pochino da quanti panni metto appunto nel mio cestello. La marca non mi interessa, in questo caso erano della Grey, vedete che c'è scritto maxi offerta, li prendo appunto quando sono in offerta. Poi ho preso, ragazze, questo sbiancatende di Nuncas. I prodotti Nuncas io li trovo meravigliosi, è vero che costano tanto, però insomma ogni tanto mi faccio un ordinino da Nuncas. Io ordino proprio da Nuncas dal sito perché magari c'è qualche offertina interessante. Poi col primo ordine mi avevano dato lo sconto del 10%. Questo l'ho utilizzato quando ho lavato le mie tende bianche, perfette, bellissime. È vero che si sbiancano anche con altri prodotti, ma era un bianco brillante stupendo. Poi, ragazzi, ho utilizzato questo Soft Blue Oxygen, lo prendo da Tigotà, igienizzante, mi piace molto. Questa era una ricarica nel sacchettino, mi piace, la utilizzo sui bianchi, sui colorati, anche sul nero, che ultimamente non prendo più detersivi proprio specifici per i capi scuri. Scusatemi, e niente, mi sono trovata molto bene, lava bene, capi profumati, una bella schiuma, mi piace. Poi spuma di champagne, questo è il bianco puro igienizzante, io utilizzo sempre un prodotto di questo genere, anche qua vado a comprarle un po', dipende in che supermercato sono e cosa c'è in sconto, e con questo mi sono trovata molto molto bene, sbiancava molto bene, lo uso sempre per la biancheria, lenzuola, eccetera. E anche i capi bianchi delicati. Ho finito la candeggina, ho voluto prendere questa DAT 5, non mi ricordo se l'ho presa al DM o se l'ho presa come si chiama, alla Lidl. È una marca che sinceramente non vedo quasi mai tra i miei prodotti, però sapete che ogni tanto vago nei vari supermercati. Comunque mi sono trovata bene, mi piaceva. Mi dà l'idea che questo genere di prodotti mi va a togliere proprio, più che mi va a togliere gli odori, mi lascia i capi più profumati, più puliti. Insomma, io ragazze, un pochino di candeggina delicata la devo mettere in tutte le lavatrici. Magari è una questione anche mentale, però così è. Poi ho finito questi due smacchiatori che io prendo soprattutto come elimina odori. Questo funzionava sicuramente meglio come elimina odori perché proprio nasce per quello. C'è un prodotto di Nuncas che vorrei sempre provare, proprio dedicato allo sport e ai capi sportivi, che si sa lì si suda di più. Lo proverò. Per il momento ho provato questo, mi sono trovata molto bene. Costicchiano sempre anche loro questi prodotti. L'ho preso da Tigotà, molto buono. Poi, siccome non vado sempre appunto da Tigotà nei supermercati specifici, all'Esselunga barra Iper, dove invece faccio la spesa alimentare, trovo questo. Ho provato a prenderlo perché, vedete, rimuove germi e batteri e elimina gli odori. Funziona, ma meno di questo. Io vi parlo proprio di capi. Adesso andiamo un pochino in palestra, eccetera, di capi che comunque hanno bisogno, sotto l'ascella, insomma, puzzano, per parlarci chiaro, senza fare troppi giri di parole, e quindi ho bisogno di un prodotto che mi va lì a togliere proprio la puzza, perché se no io, ragazze, la sento, non ci posso fare niente, sono forse un po' fissata, però così è. Comunque questo, diciamo, voto 6 e mezzo barra 7, questo un bel 9. Poi coccolatevi, questi mi piacciono tantissimo, li trovo da Lidl, li aggiungo all'ammorbidente, lasciano un profumo molto buono e sicuramente molto più persistente rispetto che all'ammorbidente da solo, in questo caso muschio bianco, mi piacciono tanto, non l'ho mai usato per i pavimenti. Ammorbidenti ho finito questo, concentrato un eco ricarica di Chantecler, questo l'avevo preso sempre all'Esselunga in una super offerta. Mi è piaciuto anche se devo dire che era molto liquido e quindi mi veniva di metterne parecchio. Quando li vedo così liquidi mi dà quest'idea e i capi non erano proprio
morbidissimi. Vabbè che adesso li sto stendendo al sole, io ragazzi amo l'asciugatrice, però in questo periodo non ce la faccio. Un po' perché la bolletta dell'energia elettrica è andata alle stelle, d'inverno ci va alle stelle quella del gas ed estate ci va alle stelle quella dell'energia elettrica. Poi andando appunto un pochino i condizionatori, eccetera, devo sempre stare attenta a quando far andare anche la lavatrice, l'asciugatrice, eccetera. Allora, niente, per evitare un po' il dispendio economico e di non far saltare la corrente ogni 2x3, stendo all'aria aperta. Ovviamente i capi si induriscono molto di più. Io sono abituata con l'asciugatrice che rimangono morbidissimi. Però vabbè, devo dire che un buon prodotto, ripeto, li sentivo comunque meno morbidi rispetto a questi altri che ho utilizzato, sia Lenor. Che ne ho utilizzati due, c'era un 2x1 in qualche supermercato, sempre molto buono. E il Fabuloso che mi piace sempre, anche se un tempo secondo me era più profumato il Fabuloso, adesso un pochino meno. Comunque, come morbidezza mi piacciono, profumazione mi piacciono, e anche qua però oramai vado un po', vi dico la verità, al risparmio. Questo è il tempo. Questo tempo, nel senso, questi anni, purtroppo, con tutto quello che succede, mi costringe ad andare un po' anche al risparmio, più che a scegliere quello che vorrei, quello che è in offerta. Se poi quello che vorrei è in offerta, ancora meglio. Poi passiamo ai prodotti casa. Ho finito questo Fabuloso sgrassatore universale, mi piace moltissimo, questo è al limone. Allora, mi piace perché ha un buonissimo profumo, quando lavo la mia cucina poi sento un buon profumo. Devo dire che per quanto riguarda come si chiama, i fornelli, il gas, a me viene da chiamarlo, piano cottura, ecco, ce l'ho in acciaio. È un nì perché mi lasciava un po' di aloni, quindi passavo questo, poi sulla spugnetta do anche una spruzzatina di Viacal e ripasso e così mi rimane bello lucido. Diciamo che devo fare questo piccolo passaggio in più, però mi piace moltissimo per il profumo che lascia anche da passare sul tavolo, sui mobili, eccetera. Ottimo prodotto. Poi per i vetri ho finito questo qua di Nuncas, questo ragazzi non mi è piaciuto, vedete che è tutto sporco, è una specie di crema bianca, bisognava metterla su un panno bagnato e spalmarla, diciamo così, sui vetri, aspettare che asciugasse e poi toglierla. Allora, a parte che è un po' laboriosa la cosa, però una volta che si asciugava, io andavo a toglierla con un panno pulito asciutto, mi svolazzava questa polverina bianca ovunque. Quindi non è che mi ha fatto impazzire, vi devo dire la verità. Vetri pulitissimi, per l'amor di Dio, e devo dire poi che effettivamente la polvere così la vedo molto dopo, molto dopo. Fa qualcosa in più, però anche quando li lavo c'è un po' una rottura, onestamente. Adesso no, in estate no, perché poi ogni 2x3 qui fanno i lavori, c'è sempre terra in giro, ci sono un sacco di mosche così che si appoggiano, fanno la cacchetta. Quindi magari in inverno adesso no, perché li devo lavare troppo spesso e mi diventa troppo laborioso con questo prodotto. Ho finito due acque aspettate che non lo so mai dire, acqua super osmotizzata in questo caso per il ferro da stiro, che sapete utilizzo sempre queste due bei boccettoni, anche qua dove sono la compro, quella che costa meno. Ho finito questo profumatore che lo metto nel mobiletto dove ho della cucina, dove c'è anche la pattumiera, anche se è chiusa una volta che chiudo l'antina, però ecco, mi piace avere questo genere di prodotti. Poi ho la raccolta differenziata della carta e della plastica in questa antina, insomma, metto questo prodotto. Lo pago pochissimo, questo lo prendo dal DM ed è al limone e lo pago veramente poco. Poi da invece far bruciacchiare in casa la carta aromatica d'Eritrea è la mia preferita. Questa azzurra, di solito uso quella rossa e gialla, quella più classica, che mi piace di più, vi devo dire la verità, ma anche questa è molto buona. Sono quelle cartine che si bruciano e fanno un profumo pazzesco, molto più degli incensi. Ho finito per il WC due prodotti di quelli con le palline che si mettono appunto nel WC. Anche qua non ho marca di preferenza, finiscono molto veloce e tendo a comprare tutte quelle che costano poco, perché anche quelle che costano parecchio finiscono molto velocemente.
Quindi ho preso Home Circus, in questo caso mi sembra da Tigotà, questo qua, e questo qua invece della marca Risparmio Casa, proprio della loro marca, che è quella più economica. Poi anche qua sono andata sull'economico, ho preso i panni per sostituire lo Swiffer, quelli dello Swiffer ufficiali. Ho preso questi qua, l'unico, che sono anche profumati. Questi qua li avevo presi da un cinese, che dove vado veramente poco, molto validi, nel senso che profumati, tirano su bene la polvere, i capelli, quindi vanno benissimo. E questi qua della marca invece Risparmio Casa, anche con questi mi sono trovata bene, nulla da dire. E anche questi profumati, poi il profumo parliamone, però vabbè, quando siete lì vicino alla confezione che la aprite si sente. E l'ultima cosa, ho preso Tonkita, 10 ricambi anche qua perché costano la metà rispetto agli Swiffer originali. Faccio un po' fatica a infilarli nel manico perché è diverso, però ci riesco. E niente, li ho presi anche loro. Li ho presi questi qua nella mia solita spesa settimanale dal supermercato, perché costano meno. Siamo sempre lì, ragazzo. Sto veramente cercando di, non so se lo fate anche voi, scrivetemelo nei commenti. Sto cercando, mi tocca insomma stare un pochino attenta, magari sul cibo un po' meno, nel senso che provo anche lì a risparmiare, però se una cosa proprio non piace, non piace. Sui detersivi ci si arrangia. Bene, questo è tutto. Io vi mando un bacione e ci vediamo col prossimo video. Ciao!